Una buonasera e ben ritrovati con 5 in campo. Prima della pausa natalizia si ritorna a parlare del Grottaccia 2005 e specialmente dopo la rombante partita contro il Bocastrome United. Parliamo di ben 9-4, quindi 13 gol in una partita che la dicono abbastanza lunga. E colpevole tra virgolette della situazione, ben 5 reti, 5 volte in rete in questa partita. Non l'abbiamo fatto apposta, la volta scorsa abbiamo parlato con il fratello Johannes e quest'oggi ci abbiamo con noi Gioele Banchetti. Buonasera Gioele. Buonasera. Allora, 5 gol, ma a te con la rete c'hai un certo feeling, mi sembra, da parecchi anni. Già in questa stagione a quante reti siamo arrivate? Finora 29 gol in 16 presenze. 29 gol, 16 presenze, quindi stiamo mantenendo, forse superando un altro record, quello della stagione passata, che ti ha visto addirittura capocannoniere della C1. Allora erano 30 presenze, ma quanti gol? 53, l'anno scorso 53, era stata veramente una bella annata. Una bella annata, ecco, quando, anche con come con la vendemmia è stata una bella annata, è stato un bel raccolto. Esatto. Quindi una grande soddisfazione, ma ormai ci hai preso talmente gusto che uno o due gol non bastano. Anzi, se non ci fossero stati i tuoi gol, dobbiamo dire che con il Bocastrome non ci sarebbe stata la vittoria a questo punto. Non è stata una partita facilissima col Bocastrum. Questa è stata la prima di andata, quella di venerdì scorso, col Bocastrum. La prima di ritorno. La prima di ritorno, perdonami. All'andata come finì? All'andata perdemmo 2-1. Sapevamo che era una bella squadra, un bel gioco, il Bocastrum. Non danno punti di riferimento, non hanno ruoli ben definiti e ci hanno messo un po' in difficoltà. All'andata purtroppo siamo mangiati diversi gol, abbiamo sprecato diverse occasioni e loro ci hanno battuto per 2-1. Quindi tutta un'altra storia, possiamo dire, perché comunque non solo avete perso ma anche pochissimi gol. È stata tutta un'altra squadra oppure ci sono stati dei cambiamenti che mister Marchegiani ha messo in atto? Allora, l'ultima partita, soprattutto forse sono loro che in quest'ultimo periodo sono in un momento di difficoltà. Infatti vengono da diverse partite con risultati negativi, anche se i giocatori sono sempre gli stessi e sono molto validi. Però forse anche la classifica li penalizza più di tanto, sono al penultimo posto. Esatto. Quindi secondo me non rispecchia la posizione classifica, il reale valore della squadra. E questo l'abbiamo sentito da molti tuoi compagni di gioco, l'abbiamo visto con molte partite insospettabili, il Boca capolista che perde con diversi gol, partite facili sulla carta che invece vi hanno messo in difficoltà anche in casa, è successo un po' di tutto. Forse mancava anche qualche giocatore nel Bocastrome United in questa partita? Sì, avevano qualche assenza, ricordo, rispetto all'andata. Comunque erano sempre una squadra competitiva, anche al ritorno. Bene, Gioele, noi prima di andarti a conoscere più da vicino, vedere un po' i tuoi trascorsi sportivi, naturalmente i tuoi hobby, tra virgolette, diamo uno sguardo ai risultati della 16ª giornata. I risultati dello scorso weekend: Grottaccia 2005 batte Bocastrome United 9-4, Ancor Nova Marmi batte Igors Pagliare 5-0, Città Futura Montecchio Real Fabriano 5-0, Futsal San Buceto Riviera delle Palme 2-1, ad Ascoli CSI Stella Monsampolo batte Futsal SKL Ascoli 4-3, Futsal Potenza Picena Polisportiva CSA Cagli 6-0, Città di Falconara Fano Calcio 5-4-1 ed infine Futsal Cobà batte Dinamis 1990 Falconara 10-3. E velocemente diamo uno sguardo alla classifica: Futsal Cobà saldamente al comando con 44 punti, inseguito a 38 punti dall'Anconnova Marmi. Troviamo a 29 Dinamis 1990 e 28 punti per la Città Futura Montecchio e Futsal Potenza Picena. Futsal ASKL Ascoli 27 a 25 punti, Grottaccia 2005 Polisportiva CSA Cagli, 21 punti per Riviera delle Palme, 20 punti per Real Fabriano. Fano Calcio 5 18, Città di Falconara 17, Futsal San Buceto 16,
Chelsea 6 Stella 15, Newcastle United 12 ed infine con 6 punti chiude Eagles Pagliare. Questa era la classifica e prima di dare uno sguardo alla prossima giornata, e ricordiamolo, c'è la pausa natalizia, si ritornerà a parlare di calcio 5 anche in diretta e con 5 in campo su Radio Studio 7 a partire da venerdì 13 gennaio. Con noi, dicevamo, Gioele Banchetti, classe 93 e anche capocannoniere nella passata stagione, e quest'anno sta sicuramente supererà il traguardo dei 53 gol nella passata stagione, Gioele. Speriamo. No, siamo certi. E poi con l'ultima partita solamente 5 gol, quindi penso che siamo oltre la media, fortunatamente. Ma chi è in realtà Gioele? La sua passione per il calcio a 5 e come ha iniziato proprio ed è entrato nel mondo del calcio, nel mondo dello sport in particolare? Allora, io prima praticavo calcio a 11 fino all'età di 19 anni. E dopo, praticamente, seguendo anche le partite di mio fratello Johannes, che è andato a Grottaccia un anno prima di me, mi sono appassionato a questo sport perché l'ho visto molto vivace, poco noioso, e mi ha appassionato. E così ho deciso di provare. La squadra Grottaccia già conoscevo diverse persone, e quindi sapevo che non c'era problema di ambientamento, e quindi dalla stagione 2011-2012 gioco con Grottaccia. Quindi hai fatto sia il campionato della C2, la promozione in C1, varie coppe, tornei, eccetera, eccetera. Esatto. Anzi, noi nell'occasione approfittiamo anche per salutare Johannes, anzi se vuoi lanciare uno sfottò, visto che anche lui è riuscito a segnare, però ha sbagliato porta nell'ultima partita, possiamo approfittare. Esatto, bisogna... Capita anche quello, anzi noi veramente scherzando, adesso lo salutiamo, ringraziamo e gli ricordiamo dell'appuntamento per il prossimo anno, faremo le interviste in tandem, visto che abbiamo due coppie di fratelli, per fare questo. Gioele, il tuo tempo libero, gli allenamenti, il lavoro, la famiglia, gli amici, come riesci a conciliarli, considerando gli allenamenti in primis e poi le partite del venerdì sera a seguire? Certamente non è molto semplice, però cerco di conciliare il tutto, anche perché la società viene incontro a noi giocatori. Anche attenzione, non ci lamentiamo tanto perché il presidente potrebbe stare a sentire. Quindi, no, naturalmente siamo fuori onda, spero. No, non lo so, dipende dal cameraman. Ringrazio anche la società che ci permette anche con gli orari degli allenamenti, diciamo, di proseguire questo sport nonostante il lavoro. E quindi comunque partite casalinghe, partite anche in trasferta impegnative seppur regionali, comunque andiamo dal Pesarese fino ad Ascoli, San Benedetto, quindi delle trasferte che il venerdì sera magari levano un po' di tempo anche al lavoro, al tempo, esatto, o al tempo però libero. La passione per questo sport. E parlando di trasferte, adesso magari siamo largamente in anticipo, ci sono le feste di Natale, quindi si rimane un po' in famiglia, ma gli allenamenti non finiranno sicuramente, conoscendo Mister Marchegiani, in una delle ultime interviste dice abbiamo il turno infrasettimanale, poi si ritorna a giocare, i ragazzi saranno stanchi, dice assolutamente no, due giornate di riposo sono più che sufficienti, quindi vedo che vi tratta molto bene e continuerà così. Prossimo turno 13 gennaio, venerdì sera, con la trasferta a Monsampolo con ad Acquaviva Picena precisamente contro il CSI Stella. Che partita intanto è stata all'andata e che partita potrebbe essere quella del 13 gennaio? All'andata è stata una partita molto lottata, infatti siamo riusciti a vincere ma solo per 4-3. Loro sono una buona squadra, hanno un gioco simile al Bocastrum, senza punti di riferimento, e quella di ritorno sarà una partita difficilissima, anche perché visto l'ultimo risultato sono riusciti a battere Futsal SKL
una grande squadra che ha battuto a sua volta la capolista Copa, quindi... Beh, ricordiamo che voi tra l'altro con la SKL avete vinto e anche lì ci furono parecchi gol. Se... Sì, esatto, siamo riusciti a vincere per 9-1, quella era stata una gran partita in casa. E quindi ci aspetterà una partita difficilissima, dovremo essere concentrati al massimo per provare a continuare come abbiamo lasciato prima della pausa, insomma. Ci sono buone prospettive per dei playoff. Prima di farti l'ultima domanda per questa trasmissione, allora diamo uno sguardo proprio alla prossima giornata, la seconda di ritorno, la 17ª giornata. Questi gli incontri del 2017, prima edizione del 2017, seconda giornata di ritorno del campionato di C1 regionale di calcio A5. Real Fabriano, Città di Falconara, Fano Calcio A5, Futsal Cobà, CSI Stella, Grottaccia 2005, Bocastrum United, Città Futura Montecchio, Eagles Pagliare, Futsal SKL, Riviera delle Palme, Futsal Potenza Picena, Dynamis 1990, Futsal San Buchedo ed infine Polisportiva CSA Cagli Anconnova Marmi. Dicevamo, ultima domanda, Gioele, e indipendentemente dalla classifica che più volte, e hai riconfermato anche questa sera, è poco veritiera per alcune squadre, un tuo parere su chi possa essere, forse vedendo un po' la capolista immagino la risposta, chi possa essere la pretendente o comunque le pretendenti a un campionato di alta classifica e poi anche un discorso di playoff che sicuramente qui ne vedremo, ne avremo delle belle se non delle sorprese. Ma sicuramente secondo me le squadre che hanno un qualcosa in più sono Futsal Cobà e Anconnova Marmi, sono squadre attrezzate forse anche per un campionato superiore al nostro. Quindi già qui la classifica, possiamo dire, in questo caso è veritiera. Sì, credo per quello che le prime due posizioni rispecchiano il reale valore delle anche squadre. Se l'Anconnova in una delle ultime partite, addirittura se non ricordo male, aveva perso, e anche il Futsal Cobà. Sì. C'è stata qualche sorpresa con alcune squadre che non ci si aspettava. Esatto, anche noi sia con Futsal Cobà che Anconnova Marmi abbiamo disputato due grandi partite, siamo riusciti a metterle in difficoltà, purtroppo l'abbiamo persa tutte e due. Però al ritorno cercheremo di fare meglio. La passata stagione però vi eravate ampiamente avevate vinto sia l'andata che il ritorno, esatto, col Futsal Cobà. Parlando di playoff invece, e per i playoff vedo la Dynamis come una buona squadra e secondo me se continuiamo come abbiamo lasciato adesso prima della pausa anche noi possiamo dire la nostra. Prima di tutto viene la salvezza, però secondo me abbiamo le possibilità anche per puntare ai playoff. Il mister si lamentò in un paio di occasioni che il gioco c'era stato, forse anche più del previsto, ma poi la concretezza davanti la porta, a volte anche bravura, non dimentichiamo, del portiere, perché la porta non è vuota, anche la difesa, ma è venuto a mancare quel tocco finale che anche la sfortuna ci mette... lo zampino, ma secondo te cos'altro può essere successo? Comunque è vero, ci è mancata un po' di concretezza sotto porta, soprattutto abbiamo avuto un periodo dove ci sono stati 3 pareggi consecutivi dove abbiamo sprecato troppo e lì potevamo portare a casa qualche punto in più. Però ormai è andata così, cercheremo di rifarci le prossime partite. Vi rifarete nelle prossime partite sicuramente e nella prossima stagione, il prossimo anno, a partire dal 13 di gennaio per quello che riguarda la seconda giornata. Per quello che riguarda 5 in campo, ricordiamo che saremo in onda, questa è l'ultima puntata del 2016, ritorneremo in onda ovviamente il giovedì come sempre alle ore 20 sul canale 611 ed in simulcast su Radio Studio 7 in web streaming. E non dimentichiamo le partite casalinghe seguite in diretta radiofonica e anche in telecronaca, anzi a tal proposito ricordo che a seguire dopo 5 in campo, precisamente alle ore 21 su Radio Studio 7 in web streaming, la partita Grottaccia 2005 Bocastrum United.
Gioele, gli auguri da parte della nostra redazione e ovviamente a tutti i telespettatori, a tutti i tifosi e ovviamente alla società. E un arrivederci per il prossimo anno con 5 in campo. Perfetto, arrivederci al prossimo anno. Grazie Gioele, una buona serata ancora per la regia e la parte tecnica coadiuvata da Corrado Bellagamba, da Mario Di Iorio e dalla redazione sportiva di Studio 7. Un buon Natale, un buone feste a tutti i nostri telespettatori ed una buona serata.